Buonasera e benvenuti alla mia diario della coronavirus, che non siamo proprio in quarantena, però quasi quarantena nella fase 2. Oggi è la giornata di pulizia. Ecco la situazione qui dietro. Allora, usciamo fuori. Lui è un po' lento. Allora, cosa succede? Adesso sono molto contenta a dirvi che ogni giorno sto uscendo a fare belle passeggiate. Sì, da un'ora. O al parco, o al centro di Roma, o anche sono andata un paio di volte a un quartiere vicino a casa mia che è San Giovanni. E è veramente, oh che bello, mi sento libera, mi sento bene perché sto muovendo. Sto anche vedendo alcuni amici a distanza con i mascherini, è veramente fantastico. E infatti sabato sono uscita con mia amica Katie e ci siamo visti a Circo Massimo, che c'è poca gente in giro il weekend in centro di Roma, o meno che sabato. Bellissima giornata, abbiamo fatto Fori Imperiali, Campidoglio, Teatro Marcello, Circo Massimo. Poi al ritorno, camminando, abbiamo detto siamo a Aventino, ci sono un sacco di bar, prendiamo un gelato. Mentre che camminavo ho detto, sai cos'è? Quasi quasi voglio un aperitivo. Come si fa? C'era un bar aperto e abbiamo ordinato, però dalla strada. Abbiamo preso due cocktails, un spritz e un Moscow, il mio preferito, e con questi bicchieri di plastica, e ci hanno dato anche i spuntini che ti danno per l'aperitivo in una scatola da portare via. E ho chiesto al ragazzo, ma dove andiamo a prendere questo aperitivo? Ha detto, vai a Circo Massimo e fai un picnic. No, io non so se questo è legale, però è stata una delle più belle cose che ho fatto in tanto tempo, perché c'era bellissimo luce dopo le 18 qui a Roma a primavera. Circo Massimo, panorama di Palatino, due cocktails, eravamo seduti su in mezzo Circo Massimo, no, c'è una bellezza strepitosa, ragazzi, veramente. E mi ha fatto pensare che questa è la nostra realtà, le cose semplici adesso, a prendere un gelato, avere degli amici, passeggiate, anche a fare cose più movimentate anziché di sedersi. La prossima settimana riiniziano a aprire i ristoranti, quello sì, mi manca andare al ristorante sinceramente, però adesso ci sono pochi soldi in giro, quindi non so quante volte ci possiamo permettere di andare al ristorante, però andare pure sarà un impegno, perché sicuramente devi cominciare a prenotare, perché fanno metà servizio, non possono accomodare tutti, devono fare un tavolo sì, un tavolo no, e quindi sarà pieno sempre, quindi devi prenotare sicuramente. Poi non lo so, tutta l'idea di andare in mascherina eccetera, però devo dire sono molto stanca. Sì, lo so, il cibo italiano è il migliore, però purtroppo a me piace tutti i cibi nel mondo: thailandese, cinese, sushi, giapponese, messicano. E quindi dopo un po' che mangio sempre pasta, pizza, pane, verdure, buonissimo. Ieri sera ho mangiato la mozzarella di bufala, sono cose buone, però mi manca proprio altre spezie. Quindi la prima cosa che vado è che vado a comprare sushi. Non lo so, stanno gridando qualcosa, non capisco. Boh, continuo. Un'altra cosa, non ho idea, forse stanno arrestando gente. Comunque, è una cosa che ho notato che mi dà fastidio sono i mascherini. Sono essenziali, però ci sono delle gente che hanno mascherine brutte, perché adesso la nostra realtà è di essere carini con questi mascherini, di abbinare i nostri vestiti belle con i mascherini belli, perché alcune delle persone hanno questi mascherini che non si possono vedere. Mio amico, per esempio, è venuto lunedì e aveva tipo un in dialetto si dice pannizzo in faccia. Questa cosa, ho detto, ma dove l'hai comprato? Ha detto dal Bangla. Ma bruttissimo, quindi quello non si può vedere. Allora io vi faccio vedere i miei che c'ho. Non ho idea. Allora c'è questo, per me secondo me è come un uccello con la faccia schiacciata. Non è carino, no, per niente, non mi piace. Poi c'è quello classico dell'ospedale,
Non è male questo, non è male. L'unica cosa che un po' puzza, sì, non c'è un bel odore, qui no. Poi c'ho questo che devo dire che non mi dispiace, di nuovo dal Bangla, perché il tessuto va bene sulla faccia e poi c'hanno colori che sono carini, no? Guarda com'è bello, sì, non è bello. Poi c'è mio fratello che mi ha mandato questo degli Stati Uniti con i filtri. Sì, vabbè, questo non è male. È che sembri di nuovo come un uccello. Poi non capisco i filtri, come si fa, si mette in lavatrice, si pulisce, non si fa, non si capisce. Un'altra che mi dà fastidio che non ce l'ho è quello che sono simile a questo e poi in mezzo c'hanno tipo un bottone che io voglio schiacciare, tipo un pagliaccio con il naso rosso. Assurdo. Quindi voglio che mi mandate commenti su dove posso comprare più mascherine carine, ma ovviamente non pagare una cifra assurda, perché io dopo questa quarantena, dopo tutto questo virus, io butto tutti i mascherini. Però voglio più mascherini carini come questo. Quindi fammi sapere se conoscete qualcuno. Di nuovo, ripeto, più di 5-10 euro, no. Infatti oggi ho visto uno che costava tipo 30 euro. Che cazzo ti mangio? Comunque, basta per oggi. Mi metto il mio bellissima mascherina. Vi saluto e vi mando tanti baci. Ciao!